Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Siamo con Daniela Cusan di Fondazione CRC, benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Fondazione CRC sostiene 3 progetti di telemedicina di ASL CN1, CN2 e Santa Croce e Carle. Di cosa si tratta? Sì, esatto, il progetto di telemedicina della Fondazione CRC ha voluto rispondere al mandato del Consiglio di Amministrazione di diffondere l'utilizzo del digitale nei diversi settori di competenza e anche all'interno del settore della salute, in modo particolare proprio durante la fase più acuta della pandemia. La Fondazione aveva fatto degli interventi di emergenza, sostegno in tal senso con le aziende sanitarie dettate proprio più da quello che tutti abbiamo conosciuto, no? Un po' sulla nostra pelle, quindi la chiusura, la sospensione di visite, di accessi ospedalieri. Da lì è nata l'idea di costituire un tavolo congiunto con le 3 aziende sanitarie e ospedaliere della provincia, che quindi sono ASL CN1, ASL CN2 e azienda ospedaliera Santa Croce Carle, con l'obiettivo innanzitutto di garantire sempre un raccordo con le azioni ipotizzate di sviluppo e gli interventi di telemedicina istituzionale, quindi quelli previsti innanzitutto dalla regione e sul piano nazionale. E quindi è stato costituito un tavolo di coprogettazione, innanzitutto all'interno del quale sono emersi e sono stati raccolti in un documento quelli che sono i bisogni di salute del nostro territorio, perché il nostro territorio è estremamente vasto, ha delle peculiarità, insomma, di cui bisogna tenere conto sia per la fruibilità sia proprio per l'esigenza dei cittadini delle diverse fasce d'età. Quindi sono stati individuati, come dicevo, questi bisogni di salute, le necessità quindi dei cittadini, e si è fatto un lavoro di incrocio tra domanda e offerta, potremmo definirlo. Quindi si sono individuate delle risposte che siano velocemente cantierabili in ambito di telemedicina sui territori. Le aziende quindi hanno contribuito a definire il quadro dei bisogni di salute del proprio territorio di competenza, ma anche a stilare un piano pluriennale di implementazione della telemedicina sul proprio territorio. E quindi il Consiglio di Amministrazione, con una delibera di 690.000 euro, ha definito di sostenere questi 3 progetti, che sono nello specifico sul territorio dell'ASL CN1 il progetto si chiama appunto New Normal in riabilitazione e si rivolge soprattutto a minori ed adulti, sperimentando un nuovo modello riabilitativo, fornendo quindi un supporto diagnostico e di teleriabilitazione. Coinvolgerà quindi la neuropsichiatria infantile e la medicina fisica e riabilitativa. L'obiettivo è quello di, anche non solo, di agire anche in termini di riduzione dei tempi di attesa per arrivare ad un orientamento diagnostico. Questo è estremamente importante per le famiglie. Sul territorio dell'ASL CN2 invece la telemedicina si svilupperà su 3 direttrici, che sono da un lato l'estensione delle nuove strutture che non hanno ancora fino ad oggi sperimentato la telemedicina, dall'altra introdurre nuove funzionalità e l'attivazione di un servizio di supporto ai pazienti e a coloro che se ne prendono cura, perché la telemedicina, abbiamo detto, non è soltanto, come dire, aiutare le persone di device, ma bisogna anche poi saperli usare, bisogna avere qualcuno a cui chiedere quando le cose non funzionano. Quindi questo servizio dedicato sarà estremamente importante per insegnare alle persone che lo utilizzano, ma anche facilitare un più ampio utilizzo da parte della popolazione. Nel territorio dell'ASL CN2 questo progetto coinvolgerà il reparto di cardiologia, la chirurgia, la diabetologia, il distretto, quindi i servizi di assistenza erogati sul territorio, unitamente ancora i reparti di oncologia e radioterapia. Per quanto riguarda invece l'azienda ospedaliera Santa Croce Carle, l'iniziativa di telemedicina riguarderà e si concentrerà soprattutto sulla dimissione dei pazienti dimessi appunto con scompenso cardiaco acuto. Allora, in questo caso sarà un intervento, diciamo così, massivo proprio sulla televisita, su quello che è l'identificazione poi del percorso domiciliare per permettere, come dire, una dimissione
vogliamo che protegga. Questi sono, diciamo così, tre macro ambiti che la Fondazione CRC e il Consiglio di Amministrazione con i 690.000 euro ha inteso sostenere nel prossimo biennio. E noi ringraziamo Daniela Cusandi, Fondazione CRC. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.